Il massimo rispetto, ma mio dovere non essere ipocrita, mi domando se stiamo assistendo ad una commemorazione della morte di un ragazzo italiano o ad un'informativa attraverso la quale il Ministro della Repubblica Italiana racconta al Parlamento come stanno andando le indagini e soprattutto ci dà la linea di azione per scoprire verità, perché è assurdo questo comportamento. Le abbiamo ascoltate le frasi della madre, sono delle frasi, lei l'ha detto Ministro, frasi... La mamma ha pronunciato parole che resteranno impresse. Quando le pronuncerà delle parole che resteranno impresse un ministro della Repubblica Italiana su un ragazzo torturato e ammazzato in Egitto? Dopo due mesi, ministro, che assistiamo a menzogne di ogni tipo da parte del governo, da parte della presidenza, da parte della magistratura, da parte della polizia egiziana. Menzogne di ogni tipo. Io sono due mesi, ministro, che l'ascolto sempre dire la stessa frase. Non accetteremo verità di comodo. Forse non accetterete verità di comodo, ma sono due mesi che state accettando menzogne di comodo. Ministro, lei qui ci deve dire, qualora tra due giorni la collaborazione con le autorità egiziane si dimostrerà ancora poco produttiva come lo è stata in questi due mesi, che cosa farà? Lei è un ministro della Repubblica Italiana, noi stiamo all'opposizione, ma siamo italiani prima di stare all'opposizione. Lei ci deve dire che cosa ha intenzione di fare. Vuole richiamare l'ambasciatore? Vuole parlare di sanzioni all'Egitto? Vuole cercare sponde con altri paesi alleati, alleati nostri, per poter aumentare la pressione per scoprire la verità? Lei ci deve dire che cosa ha intenzione di fare, perché non ci ha detto nulla e il comportamento è estremamente freddo, tra l'altro della sua maggioranza, dimostra il fatto che lei è venuto qui in un'aula del Parlamento della Repubblica Italiana e non ci ha detto nulla, dopo due mesi che appunto un ragazzo italiano è stato torturato, è stato ammazzato e ci hanno raccontato che sono stati delle bande criminali tutte ammazzate, tra l'altro così non sappiamo chi è stato e i documenti sono stati trovati. Prima era un incidente automobilistico, poi l'hanno ammazzato perché qualcuno dice fosse coinvolto in indagini con la Fratellanza Musulmana, con i sindacati. Sono due mesi che l'Egitto, nostro alleato per l'amor di Dio, ci mente costantemente e io non ho capito se lei si è indignato, se lei ha alzato la voce, se lei ha alzato la cornetta e ha parlato con altri ministri degli esteri europei per chiedere uno sforzo, per chiedere una collaborazione, se lei si è sentito colpito come cittadino italiano di un'ingiustizia del genere. Noi questo non l'abbiamo capito, ministro degli esteri, ministro Gentiloni. Oltretutto, è evidente che si fanno alcuni affari con l'Egitto, per l'amor di Dio. Ma come noi facciamo degli affari con l'Egitto, l'Egitto fa degli affari con noi. Ma è possibile che invece siamo sempre noi ad abbassare la testa, dal Cermis ai Marò, passando per Giulio Regeni, dimostrando sempre un comportamento da tappetini arabi in questo caso. Sempre un'insipienza politica, un'indolenza, ministro, che neanche io imputo a lei, probabilmente, ma chi l'ha scelta a questo ruolo, forse, lo dico con il massimo rispetto, non proprio tagliato sulla sua persona. Perché altrimenti sarebbe venuto qui con un altro piglio, con un altro spirito, per rispettare in primis la memoria di un ragazzo morto italiano e poi un Parlamento della Repubblica Italiana, a cominciare dalla sua maggioranza. Ma ora mi domando, la Gran Bretagna fa affari o non fa affari con l'Egitto? Certo che li fa, ma se vi fosse stato un ragazzo inglese, secondo lei Cameron si sarebbe comportato nello stesso identico modo con cui si è comportato Renzi o si sta comportando lei? Ministro, è lei il ministro degli esteri o è lei il ministro degli esteri? Chi decide in questo paese? Chi detta legge in Egitto? L'ENI c'è da 50 anni. È vero o non è vero che voi non alzate la voce e vi comportate, ripeto, con questa indolenza perché avete paura che salti qualche commessa? Perché se continuiamo a ragionare in questo modo, l'Italia verrà sempre più marginalizzata e considerata un paese senza spina dorsale, senza midollo. E qui, ci ripeto, c'è un ragazzo morto e torturato. Io non ho altre parole, perché io non so più che poter dire in quest'Aula. Mi aspettavo, e glielo dico con il massimo rispetto, non voglio far polemica su un caso del genere, però avremmo gradito colleghi, per favore, delle parole più nette, ministro. Colleghi, lasciate finire il collega De Battista, per favore. Lei non può venire a dirci che il più grande risultato della nostra diplomazia è il fatto che sia stato pubblicato un editoriale su un giornale egiziano e il giornalista, il direttore, chiedeva verità per quanto riguarda il caso Regeni. Ma che ci frega di questo? Io le chiedo e concludo, a nome del Movimento 5 Stelle, una forza di opposizione, che cosa ha intenzione di fare qualora dopo domani
la collaborazione con le autorità egiziane si dovesse dimostrare ancora una volta scarsa, mediocre, tra l'altro parole dette da lei in questi due mesi. Che cosa ha intenzione di fare? Ha il dovere di dirlo ad un Parlamento, alla Camera dei Deputati, e ancor di più a dirlo un'opinione pubblica che spesso è più colpita da queste tragedie di quanto non siate colpiti voi, ministri della Repubblica Italiana. Grazie.